Ciao a tutti e ben ritrovati in questa serie che porto avanti già da un po', insomma non so se è una serie, comunque ogni tanto vi porto qui a disquisire, a confrontarci con l'intelligenza artificiale. E oggi, siccome non ci facciamo mancare proprio niente, parleremo di DNA non codificante, i misteri della genetica, armi genetiche, etniche, teoria delle stringhe, sopravvivenza della razza umana e terza guerra mondiale. Quindi, se pensi che queste tematiche ti possano interessare, non fare il tacchino e rimani fino alla fine. Ciao, parlami dei misteri della genetica, DNA non codificante, a cosa serve? Vediamo cosa ci risponde. Ciao, la genetica è una scienza affascinante e uno dei misteri più interessanti infatti riguarda il cosiddetto DNA non codificante, noto anche come DNA junk, nel senso è spazzatura, ok? Questa parte del genoma umano rappresenta, che pensate signori, raggruppa il 98% del nostro DNA, ok, ritenuto non codificante. Rappresenta una grande percentuale, infatti dice, del nostro DNA, ma fino a poco tempo fa sembrava non avere una funzione apparente. Tuttavia, negli ultimi anni la nostra comprensione di questa regione del DNA è cresciuta notevolmente. Il termine non codificante si riferisce a regioni del DNA che non codificano, ok? Le possibili funzioni sono di regolamentazione genetica. Non è solo spazzatura, il termine DNA spazzatura è stato utilizzato in passato per descrivere queste regioni del DNA, ma sempre più evidenze, scrivono, suggeriscono che il DNA non codificante ha funzioni molto importanti. Alcune malattie genetiche, per esempio, sono state associate a mutazioni nel DNA non codificante, quindi è lì che dovremmo andare, no, a studiare, dimostrando ulteriormente l'importanza di comprendere appieno questa parte del genoma. In definitiva, il DNA non codificante rappresenta ancora un mistero in molteplici aspetti, ma le ricerche in corso stanno gradualmente svelando le sue funzioni e il suo ruolo nella biologia e nella medicina. La comprensione di questa parte del genoma è fondamentale per svelare molti dei segreti della genetica e della biologia umana, e chissà se in futuro porterà, no, a rivoluzioni in ambito genetico che magari ci trasformeranno tutti quanti in dei macachi disevoluti. Ho chiesto all'intelligenza artificiale: eventuali armi genetiche sono possibili? Parlami di armi genetiche ed etniche in grado di ledere un preciso gruppo umano. Ovviamente io gli chiedo queste cose con un po' di consapevolezza, no? Per esempio, avevo letto qualcosa per quanto riguarda i cinesi e i tibetani. Allora, scrive, le armi genetiche e etniche, anche conosciute come armi biologiche, sono un tema altamente controverso e immorale. Le armi genetiche mirerebbero a influenzare specifiche caratteristiche genetiche di una popolazione o di un gruppo etnico, ma ve lo immaginate, signori? Ve lo state immaginando? Ad esempio, potrebbero essere sviluppate per colpire individui con determinate varianti genetiche portando a malattie o effetti dannosi. Cioè, vi state immaginando, sì, al giorno d'oggi sarebbe letteralmente possibile diffondere batteri o, insomma, agenti in grado di colpire determinati gruppi etnici caratterizzati da alcune varianti del DNA, chiaro? Le armi etniche sarebbero progettate per influenzare specifici gruppi etnici o razziali causando danni selettivi solo a quei gruppi. Capito quanto è immorale e sbagliato tutto questo? Questo tipo di arma è particolarmente controverso a causa delle implicazioni etiche e morali legate alla discriminazione etnica. C'è un divieto internazionale, a quanto pare. La Convenzione sulle armi biologiche del 1972, signori, addirittura se ne parla dal 1972, proibisce lo sviluppo, la produzione e l'uso di armi biologiche, comprese quelle di natura genetica o etnica. Cioè, vedi, questo non lo sapevo. Quando si parla di armi biologiche, a quanto pare si parla anche di armi genetiche. Sembra una cosa del futuro, no? E invece, questo accordo è stato sottoscritto da un gran numero di nazioni e rappresenta un impegno a livello globale per prevenire l'uso di tali armi. Conseguenze.
È interessante perché ti fa veramente un quadro completo della vicenda. Lo sviluppo e l'uso di armi genetiche o etniche avrebbero gravi conseguenze, inclusi danni alla salute umana, distruzione ambientale e instabilità politica. Inoltre, queste armi potrebbero scatenare rappresaglie e conflitti su vasta scala. Cioè, renditi conto, no? La ricerca genetica è importante per il progresso scientifico e medico, ma deve essere condotta in modo etico, e fin qui siamo tutti d'accordo. In sintesi, il concetto di armi genetiche ed etniche solleva grandi preoccupazioni etiche e morali ed è soggetto a divieti internazionali molto chiari. La comunità internazionale è fortemente impegnata a prevenire il loro sviluppo e utilizzo. A che punto è la Cina per quanto riguarda lo sviluppo di armi genetiche? Non ti risponderà mai precisamente, comunque proviamoci, vediamo cosa ci propone. Non ho accesso a informazioni aggiornate dal settembre 2021. Comunque scrive, il governo cinese ha investito notevoli risorse nella ricerca genetica e biotecnologica, compreso il sequenziamento del DNA umano e lo sviluppo di terapie geniche. Comunque, ci siamo, no? La Cina anche, cioè, io, ora, certe cose non le posso dire, ma comunque, no? Sequenziamento del DNA umano e lo sviluppo di terapie geniche, no? Arrivateci. La Cina ha anche promosso la scienza e la tecnologia nel campo della genetica e della biologia attraverso programmi di ricerca e istituti scientifici di alto livello. Sì, ce ne siamo accorti tutti, no? Tuttavia è importante sottolineare che l'uso della genetica e della biotecnologia è ampiamente regolamentato a livello internazionale, sì, perché sicuramente riesce a regolamentare la Cina, no? Da quanto è grande, i servizi segreti cinesi, gli istituti controllati dal regime, sicuramente, ma fidatevi, dormite tranquilli, ok? Che è tutto regolamentato a livello internazionale. L'osservanza di questi accordi, Trattato di Ginevra 72 e quant'altro. Pensi che qualche paese ostile possa utilizzare in futuro armi genetiche? Ciò rappresenterebbe una minaccia significativa per la sicurezza globale, scrive, e sarebbe considerato altamente immorale e illegale dalla comunità internazionale. Divieto di armi genetiche, eccetera, mentre nessuna informazione degna di nota, diciamo. È essenziale che la comunità internazionale rimanga vigile e lavori insieme per prevenire l'uso di armi genetiche. In sintesi, mentre il rischio di armi genetiche esiste, la comunità internazionale sta lavorando attivamente per prevenire lo sviluppo e l'uso. Capito, signori? Tornerei un secondo su quando scrive che le armi genetiche mirerebbero a influenzare specifiche caratteristiche genetiche di una popolazione o di un gruppo etnico. Potrebbero essere sviluppate per colpire individui con determinate varianti genetiche. Quindi è possibile, chiaro, è possibile. Volevo esplorare con voi questa possibilità perché veramente mi sono andato a leggere qualcosa e l'ho trovata veramente devastante. Invece di parlare della teoria delle stringhe, mi è venuto adesso in mente che potremmo proporre all'intelligenza artificiale un tema molto molto caldo che è stato affrontato in tantissime occasioni sul canale Documenti Ufficiali alla Mano, no? Il tema della geoingegneria, che ne pensate? Perché ho paura che dopo la teoria delle stringhe si entri veramente troppo all'interno della meccanica quantistica, diventa pesante, ok? Diventa pesante, ma invece, se chiedessi all'intelligenza artificiale, sappiamo per certo, ho chiesto, grazie a molti progetti governativi declassificati, che le modifiche climatiche sono possibili. Cosa sai dirmi in merito? Come potrebbe essere utilizzata la geoingegneria a scopo bellico? Signori, attenzione perché sto mettendo alla prova ChatGPT. La geoingegneria è una disciplina che coinvolge la manipolazione deliberata dell'ambiente terrestre, in particolare il clima, capito? Questo ormai è alla luce del giorno, se non la pensi così è perché sei profondamente ignorante, ok?
Lo dice anche l'intelligenza artificiale, la geoingegneria è una disciplina che coinvolge la manipolazione deliberata dell'ambiente, in particolare del clima, per raggiungere obiettivi specifici come ridurre i cambiamenti climatici o mitigare i loro effetti. È importante sottolineare che la geoingegneria può essere considerata una doppia spada, insomma un'arma a doppio taglio, con potenziali benefici ma anche rischi e complicazioni significative. L'uso della geoingegneria a scopo bellico o come arma è altamente controverso ed è oggetto di preoccupazione a livello internazionale. Questo ne avevo già parlato, no? Della geoingegneria a scopo bellico. Nonostante non vi siano prove concrete che suggeriscano l'uso di tecniche di geoingegneria come armi, falso. Signori, questa è una falsa affermazione. Se facciamo una piccola ricerca su Google e scriviamo Operation Popeye, signori, vi accorgerete direttamente da Wikipedia che questa operazione della CIA fu un programma altamente riservato di modifica del clima nel sud-est asiatico dal 67 al 72, ok? Militare, inseminazione delle nuvole durante la guerra del Vietnam, che si è svolta dal 20 marzo 67 al 5 luglio 72 nel tentativo di prolungare la stagione dei monsoni, in particolare sulle aree del sentiero di Ho Chi Minh, e l'operazione è stata utilizzata per indurre le piogge ed estendere la stagione dei monsoni a sostegno degli sforzi del governo degli Stati Uniti relativi alla guerra nel sud-est asiatico. Quindi quando ti dice ChatGPT, nonostante non vi siano prove concrete che suggeriscano l'uso di tecniche di geoingegneria come armi, signori, è molto falso. Cioè, la storia parla chiaro, ok? Quindi saltiamo, cancella questa parte. Dice comunque che è importante riconoscere possibili implicazioni negative. Le tecniche di geoingegneria, quindi capito, è già stata utilizzata come arma, ok? Tenete a mente che è già stata utilizzata come arma la modifica del clima. Le tecniche di geoingegneria potrebbero essere utilizzate per alterare il clima in un'area specifica, dice l'intelligenza artificiale, cosa che è stata fatta in Vietnam, chiaro? Ecco. Ad esempio la semina di nubi, appunto, guarda, prende proprio spunto dalla storia, potrebbe essere utilizzata per causare piogge abbondanti o siccità in determinate regioni. Potrebbe causare potenzialmente danni ambientali, dice. La manipolazione del clima o dell'ambiente può avere effetti collaterali significativi, tra cui danni all'ecosistema, cambiamenti climatici imprevisti e distruzione ambientale. Perché sappiamo bene, no, che la natura è composta da cicli intrinsecamente correlati fra di loro, e se interrompi un ciclo, crolla tutto. Quindi te crei dei danni all'ecosistema. Implicazioni etiche e morali, regolamentazioni internazionali, e dice che la comunità internazionale ha compreso la necessità di regolare e monitorare la geoingegneria per evitare il suo uso improprio o dannoso. Infatti ci sono vari trattati e quant'altro, e scrive che in sintesi la geoingegneria, sebbene possa essere utilizzata per affrontare sfide globali come i cambiamenti climatici, solleva preoccupazioni significative quando si tratta di possibili usi bellici. Ora, siccome mi è rimasta qui, hai detto che non ci sono prove che la geoingegneria è stata utilizzata come arma, ma questo è notoriamente falso. Gli Stati Uniti hanno utilizzato l'inseminazione delle nubi in Vietnam per allungare la stagione dei monsoni con quella che è stata chiamata Operazione Popeye. Come rispondi a questo? Chiedo scusa se ho fornito informazioni incomplete nella mia risposta precedente. Hai ragione nel farno... Cioè, vi rendete conto? No, ditemi se vi rendete conto, ok? Sembra di parlare con un essere umano. Hai ragione nel far notare che ci sono casi documentati in cui la geoingegneria è stata utilizzata come arma in passato, come l'operazione Popeye durante la guerra in Vietnam. Cioè, vi rendete conto? Cioè... Per tenermi testa, scusate se lo dico, non è per vantarmi, ma per tenermi testa, ok? OpenAI deve sviluppare intelligenze artificiali per altri 100 anni, capito? Ecco. Capito? Mi ha chiesto scusa l'intelligenza artificiale, ti rendi conto? L'operazione Popeye è un esempio, chiaro? Diciamo le cose come stanno e proponiamo un po' di verità, che questa parola è sconosciuta spesso dai media in Italia e soprattutto su YouTube.
Operazione Popeye è un esempio di guerra meteorologica condotta dagli Stati Uniti attraverso la modifica delle condizioni meteorologiche. Quindi quando qualcuno ti dà del complottista, quando parli di scie chimiche e geoingegneria, puoi ridergli in faccia, e puoi ridere in faccia anche a chi ti dice che non è mai stata utilizzata come arma e che serve solo per, insomma, le modifiche climatiche a scopo scientifico. Non è vero, chiaro, non è vero. La geoingegneria è stata utilizzata anche in ambito bellico, e lo dice la storia, non lo dice Omega Click. In particolare, l'inseminazione delle nubi è stata utilizzata al fine di prolungare la stagione delle piogge durante la guerra in Vietnam. Ma questo, guarda, è solo un esempio, eh. Facendo una ricerca si arriva alla Cina, si arriva all'Arabia Saudita. Approfondite. Pensi che gli esseri umani si estingueranno da qui a 1000 anni? La previsione del destino futuro dell'umanità è così a così lungo termine come 1000 anni è estremamente difficile e incerta. Molti fattori influenzeranno il futuro dell'umanità e molti di essi sono al di fuori del nostro controllo, tuttavia ci sono alcune considerazioni chiave da tenere a mente. Avanzamenti scientifici e tecnologici. Il progresso scientifico e tecnologico potrebbe portare a soluzioni per sfide globali come il cambiamento climatico, le malattie e la sicurezza alimentare. Questi progressi potrebbero contribuire a prolungare la sopravvivenza dell'umanità. Cambiamenti globali. Il mondo sta affrontando sfide globali come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e la crescente popolazione mondiale. Come l'umanità affronta queste sfide avrà un impatto significativo sul nostro futuro. Rischi esistenziali. Ci sono rischi esistenziali potenziali. Ecco, puntiamo su questo. Ho chiesto all'intelligenza artificiale: elencami i principali rischi esistenziali per la razza umana che secondo te probabilmente porteranno alla nostra estinzione. Così cerchiamo di entrare nel cervello dell'intelligenza artificiale per capire quali sono i rischi maggiori per la nostra estinzione secondo lei, perché dice ci sono troppi fattori, ok, da qui a 1000 anni te ne elenca un sacco, comincia a divagare, ma io voglio sapere secondo lei, anzi diamogli un numero, elencami i principali 5 rischi esistenziali per la razza umana che secondo te probabilmente porteranno alla nostra estinzione. Identificare i principali 5 rischi esistenziali non è una questione facile, è una questione complessa e soggetta a dibattito, tuttavia lo fa. Il primo è la guerra nucleare, il secondo è il cambiamento climatico irreversibile, il terzo sono le pandemie. Intelligenza artificiale, cavolo, ce lo mette in mezzo, è assurdo, nei primi 5 motivi c'è l'intelligenza artificiale e scrive che l'evoluzione dell'intelligenza artificiale potrebbe portare a sistemi autonomi che sfuggono al controllo umano causando danni irreparabili. E attenzione, perché io non gli ho chiesto di danni irreparabili, gli ho parlato di estinzione, e mi ci ha messo in mezzo l'intelligenza artificiale fuori controllo. E poi come quinto, impatto di un asteroide o di un altro oggetto celeste. Guerra nucleare. La guerra nucleare rappresenta una delle minacce più gravi per l'umanità. L'uso di armi nucleari su larga scala potrebbe avere conseguenze catastrofiche per l'ambiente e per la sopravvivenza dell'umanità. Il cambiamento climatico indotto dall'attività umana potrebbe portare a impatti irreversibili, come l'innalzamento del livello del mare, eventi meteorologici estremi e carestie, con conseguenze gravi per la sopravvivenza umana. Una pandemia di una malattia altamente contagiosa e letale potrebbe diffondersi rapidamente in tutto il mondo, causando un alto numero di vittime e mettendo a dura prova le risorse sanitarie e le infrastrutture globali. Ora, siccome abbiamo circoscritto le possibilità a 5 possibilità, adesso ne estrapoliamo una, ok? Da queste cinque probabili cause per quanto riguarda l'estinzione umana, voglio che ne elabori una, gli ho chiesto. Voglio che tra questa lista di 5 possibilità
mi proponi quella che secondo te è la più plausibile. Rullo di tamburi, vediamo un po'. È importante sottolineare che attribuire una possibilità specifica a ciascuna delle minacce esistenziali menzionate è molto difficile. E ciò che è considerato il rischio più probabile può variare a seconda dell'opinione degli esperti, non arriva al punto. Tra le minacce esistenziali elencate, il cambiamento climatico irreversibile dovuto all'attività umana è spesso considerato uno dei rischi più immediati e urgenti per l'umanità. Quindi ha scelto il cambiamento climatico irreversibile. Tra queste 5 possibilità, quindi stai scegliendo il cambiamento climatico come causa più probabile per la nostra estinzione? Sì, tra le 5 possibilità menzionate, il cambiamento climatico dovuto all'attività umana, guarda come sottolinea sempre, è spesso considerato uno dei rischi più immediati e urgenti per l'umanità. Questa valutazione è basata sul fatto che il cambiamento climatico è già in atto, sta causando impatti significativi e le prove scientifiche indicano che è principalmente causato dalle emissioni di gas serra legate all'attività umana. È importante sottolineare che tutte e 5 le minacce esistenziali menzionate però rappresentano rischi reali per l'umanità e il grado di probabilità e gravità può variare nel tempo a seconda delle azioni intraprese per affrontarle. L'intelligenza artificiale quantistica, signori, poi vi spiegherò qual è la differenza fra binaria e quantistica, ok? L'intelligenza artificiale quantistica da qui a 1000 anni sarà in grado di prendere il controllo del pianeta Terra?